Devo raggiungere la Santa Brigida, le pago qualsiasi cifra. Signorina, mi dispiace, ma le barche scritto al banco. No, lei forse non ha capito, è urgente. Il mio ragazzo è lì sopra. La Santa Brigida. Signori, ma quando raggiungete? Guardate dove sta. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, mi sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Destino arbitro di questa partita, ricettatore avido di cuori rubati. Giulia! Giulia! Andrea! Avrebbe dovuto scegliere una stoffa diversa. Guarda, la colonna di tua madre è già tutta spiegazzata. Cos'è, vorresti stirarla qui? Ce l'hai in ferro da stiro? Non è stupenda. Beh, adesso basta con le foto tradizionali, eh? Perché non ne facciamo una sexy? Sexy? Occhio che ci prendo gusto. Pensi che tuo padre verrà anche al ricevimento? È che ci sono un sacco di vecchi amici, quindi sarebbe abbastanza imbarazzante. L'importante è che sia venuto in chiesa. Quando l'hai vista arrivare ti sei illuminata. Certo, Michele, ti devo dire grazie. Ma del resto è anche il merito tuo, se hai cambiato idea, no? Allora? No, e perché non resti? Ma lei ha detto che il pranzo è fantastico. E poi non puoi andare a casa a torturarti il cervello. Perché se resto qui? Almeno ti distrai un po', stai qui con noi. Vai, stai tranquillo. Se potesse te lo direbbe anche tuo padre. No, no, davvero, finirei per rovinarti la festa e poi... Lo sai come sono fatto? Io sono un po' così. Dai. Ciao, Stefano. Ah, sei qui? Senti, ho finito di fare le foto con gli uomini di famiglia. Cioè, io, Arturo e basta. Adesso però tocca a voi donne, ma siete troppe, quindi... Veloci. Dai. Allora, come stai? Lo vedi? Mai stato meglio. Ti va se ci prendiamo una cosa da bere nel mio ufficio, io e te, così magari ne parliamo un po'? Ma sì, parliamone. Vediamo che ti inventi. Non vorrei sembrarti invadente, però ti ho visto così teso, così preoccupato. Tu dici che non dovrei? In fondo c'è solo un padre che è stato rapito da uno psicopatico, cos'altro? Non volevo dire... No, 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 aspetta, aspetta, perché è qui che la storia si complica. Ora viene il bello. Perché si scopre che quello stesso psicopatico è anche il mio padre naturale. Che sorpresa. Scusa, Fabio, scusa, lo so, sono notizie che non vanno date in questo modo. Ci vuole una certa cautela. Immagino tu non sapessi nulla. Fabio, com'è che ti svegli solo ora? Perché volevo sentirlo da te e capire come l'hai presa. Però se la metti così, io... per me è difficile anche cominciare. Va bene, allora ti aiuto io, non c'è problema. Perché dovrei parlare con te? Perché dovrei parlare con te? Tu non hai fatto nemmeno una telefonata da quando tuo fratello è stato rapito. Tu pensi che a me non freghi niente di voi? Non è vero, io sono molto preoccupato per te, per Paolo. Fabio, certo, ce l'ho.
lo vedo, lo so. Ma ci mancherebbe altro. Senti, ma se papà non torna, che faccio? Mandi un telegramma? Vabbè, d'accordo, d'accordo. Sono stato un po' assente in questa storia. Ti chiedo scusa, ti chiedo perdono. Va bene? Però io e te siamo sempre stati come fratelli. Ci siamo sempre detti tutto quanto, ma... Perché ora tu sei in questa situazione e io... E tu vorresti recuperare. Vuoi recuperare, Fabio? Non c'è problema, non serve perdere tempo a raccontare. Guarda. Non hai letto i giornali? Top. Il dramma di Stefano Galanti. Un figlio diviso in due. È divertente, no? Guardali. Arrivati a Napoli così in fretta? Ma diciamo che abbiamo incontrato il fantasma di Nuvolari in versione partenopea. Soprattutto sono riuscito finalmente a parlare con Stratos e a bloccare dagli Appennini alle Ande qua. Se non fosse stato per voi avrei dovuto cercarlo per tutto il Sud America. Grazie ragazzi. Ehi, ehi, ehi. Vedi cosa succede a dare troppa confidenza? Adesso si attacca e chi lo toglie? Guarda, che questa volta me la sono proprio meritato. E poi qua siamo a casa mia e adesso tocca a me. Quando siamo a Torino tocca a te. Se tu non togli le mani di dosso alla mia nonna a Torino, vivo non ci arrivo. Perché torniamo a Torino? Tu non parti più? Ormai la nave è partita. Per il momento mi risparmio di fare la traversata atlantica a nuoto. Sai com'è, non è stagione. Scusate se disturbo, non vorrei rovinare la scena, ma adesso partiamo o no? Sì. Ora voglio giocarmi il tutto per tutto. Sono convinto che questa chiave mi porta dritto dritto agli assassini di Moana. Me lo sento. Ma scusa, delinquente, informazione, insomma, ci chiediamo quanto sia grande il trauma di questo ragazzo nello scoprire chi sia il suo vero padre. Ma perché non ti chiedi quanto sei stronzo? Com'è che ti chiami? Fogli. Dio, come ci godono a sbozzare in queste cose, ma non sanno nulla. Nulla, nulla, nulla! Vomito! Mi fanno venire vomito! Non sapevo niente finché non l'ho letto lì. Sì, sapevo di un paziente di tuo padre che aveva fatto una cosa tremenda. C'è una parola precisa per definirla, Fabio. Si chiama omicidio. Anzi no, uxoricidio. Sì, vabbè, però non sapevo che quello lì era proprio tuo padre. Sono rimasto sconvolto, allibito. Vorrei fare qualcosa per te. Fabio! Fabio! Ma non mi dire che puoi vincere il premio come cuore d'oro. Non ci credo. Tu vuoi solo scaricarti la coscienza, è chiaro. Vabbè, è vero, anche se fosse, è così grave. Mi sono accorto di aver sbagliato e voglio rimediare. Stefano, tu mi preoccupi. Hai sempre voluto conoscere il tuo padre vero. Fabio. Chi è mio padre, sono fatti miei. Tu vuoi fare qualcosa per me? Non mi chiamare, non mi cercare, non mi telefonare, non fare più nulla per me. Ciao. Allora? Niente spintoni, mi raccomando, non voglio risse. Sì, però se viene dalla mia parte mi scanso, eh. Allora, siete pronte? Lei, se viene dalla tua, che fai? Lo prendi? Diciamo che deciderò al momento. Marianna, ti vuoi sbrigare o devo ricordarti quanti anni ho? Sì, signore. Allora, il conto alla rovescia. 3, 2, 1, vai! Vai, 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 vai! Tanti auguri. Oh, anche a voi. Potevi pensare un po' alle tue vecchie amiche. Hai così fretta di sposare tua figlia? Perché fretta? Che cos'è che dice la tradizione? Che ti sposi entro l'anno. Beh, allora mi sa che questa volta la tradizione non ci ha preso. Mamma, sì, lo so, scusami, avrei dovuto chiamarti prima. Ma non ti preoccupare, sto bene. Sto benissimo. Giulia, ho capito che stai bene, ma dove sei? Sono in montagna con un'amica. Come in montagna? E perché sei partita così all'improvviso? Fammici parlare. Mamma, non vi dovete preoccupare. Torno tra un paio di giorni. Avevo solo bisogno di ricaricare le batterie. Dice che aveva bisogno di ricaricare le batterie. Sì, va bene. Senti, se cambi programma, per piacere, avvisaci. Va bene. Ciao. Sei brava a dire le bugie. Cos'è questa storia? Sono diventata una tua amica adesso? Anche mia sorella, se fosse necessario. Guarda che mica ci hanno creduto. Era solo per tranquillizzarli e fargli sapere che sto bene. Tu pensi veramente che non abbiano capito che sto con te? Beh,
Non eri al matrimonio? Ero, e adesso sono qui. C'era troppa gente felice tutto intorno in una sola volta. Vado a letto, io sono stanco. Se chiamano non ci sono, non ci sono per nessuno, non esisto. Stefano. Sono stanco, sono morto. Volevo chiederti scusa. Ma oggi che cos'è? La giornata mondiale delle scuse non richieste? Prima Fabio, poi tu. Che cosa ci avete nella testa voi galanti? Voi galanti? Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato, non ci pensate, mi sono sbagliato. Poi perché devi chiedermi scusa? Beh, non lo so, magari qualche volta ti ho mollato a fare il babysitter di Giacomo senza chiederti se eri d'accordo. Ho paura che potrebbe essere colpa mia se sei così agitato adesso. No, non è colpa tua, però se non mi fai andare a dormire lo sarai come. Buonanotte. Sai mica dove mamma tiene il numero dell'ispettore Sebbe? E che ci fai col numero dello sceriffo? Non lo vedi? Quello è un cretino. Ho trovato un altro nastro di una seduta di papà con Zaki. E quello? Sì. Lo tengo io. Come lo tieni tu? Dobbiamo dare alla polizia. No! Niente polizia. Questo lo tengo io. Tu non esiste. Non l'hai visto. Vale. Tutto bene? Sì. Beh, un matrimonio perfetto, meraviglioso, no? Palazzo! 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 Poi toccherà anche a te, eh? Guarda, il matrimonio forse sì, questo neanche sotto tortura. Papà! Beh, prima di tutto volevo ringraziarvi di essere venuti tutti qui e scusate, ma sono un po' emozionato. Questo può farvi capire come sia importante per me questa giornata. E anche per Marianna. Almeno che non si sia già pentita. Non ancora. Beh, forse potrà sembrarvi retorica, ma io ho coronato il mio sogno. Ho sposato la donna più bella, più dolce, più, che ne so, più tutto del mondo. Forse dovrebbe smetterla di bere, questo volevo dire. E sono felice anche per le nostre figlie, Chiara, Eleonora e Valentina, che da oggi in poi avranno una nuova famiglia. Beh, non è un compito facile per me e non credo di essere all'altezza. Ma per fortuna che ho un modello a cui ispirarmi. Mio suocero Arturo. Io voglio diventare un punto fermo di questa famiglia, come lo sei stato tu. E lo sarai sempre. Per tutti quelli che ti vogliono bene. Allora, Dario, vuole raccontarmi la sua giornata? Cominci dal principio, da quando si è svegliato. Beh, oggi mi sono svegliato presto, prima di Nikki. Lei era nel letto accanto a me e dormiva abbracciata al bambino. Mi sono fermato a guardarli. E che cosa pensava mentre li guardava? È difficile da spiegare, però mi sono sentito felice. Erano perfetti. Avevo voglia di stringerli forte, di abbracciare mio figlio. Ma lo so che così non può durare. Veronica prima o poi cambia. E allora non mi sta più bene. Che cos'è che non le sta più bene? Mi faccia capire. Le cose belle non durano. Non riesci a tenerle mai. Veronica prima o poi cambia. Io lo so. E questo le fa rabbia? È un nodo alla bocca dello stomaco. È una rabbia cieca. Una rabbia sorda. Thank you.
rabbia cieca, una rabbia. Una rabbia cieca, una rabbia sorda. Metta pure sul conto della stanza 23. Con tutte le belle ragazze che ci sono in Sud America ci avresti messo un attimo a dimenticarmi. Giulia, chi? Una come te non c'è in Sud America. Come ti permetti? Non c'è da nessuna parte. Chissà dove si sono cacciati i ragazzi. Speriamo abbiano trovato i biglietti del treno. Ma sì, stai tranquillo. Robby e Cristiano hanno più risorse di quanto immagini, sai? È vero, sono eccezionali. Hanno fatto molto per me, ma tu hai fatto di più. Non ci posso credere, con tutto il casino che ti ho combinato sei ancora qui appresso a me. Beh, che vuoi farci? Ho preso un brutto vizio. Mi sono innamorata di te. È vero. Non c'è dubbio. Prendere quella nave è stata la cosa più intelligente che ho fatto in vita mia. E perché? È un discorso un po' lungo. Ho tutto il tempo che vuoi. Posso offrire una fetta di torta al papà della sposa? Ma sì, per oggi facciamo finta che il colesterolo sia a posto. Sai che mi hanno fatto un sacco di complimenti per il vestito? Verranno tutte a chiederti abiti da cerimonia d'ora in poi. La sartoria Silvestri non poteva avere modella migliore. E io non potevo sperare in un matrimonio migliore. È andato tutto bene, vero? È stato perfetto. Sì, anche lo sposo era perfetto. Mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto. Perché adesso sono sicuro che ti farà felice. Tua madre non mi è mai mancata come oggi. Avrebbe dovuto esserci, perché se ci fosse stata, ti avrebbe regalato questo. Questo è il collier che le ha regalato quando vi siete sposati. Ti ricorda lei? Io non posso accettarlo, papà. Sì, che poi. Sai come lo vedo, mi commuovo, quindi devi prenderlo. Sono un po' vecchiotto, quindi certe emozioni non fanno tanto bene al cuore. Fanno sempre bene. È sintomo di giovinezza. È invece una fregatura. È una fregatura perché nel frattempo tu sei invecchiato e io non voglio che questo bel ricordo invecchi con me. Con te invece continuerà a vivere. Sei incantevole, bimba mia. Ciao Asia, dov'è la mamma? Asia, mi ascolti? Dov'è la mamma? È in ufficio. Ti vedo strana. Che c'è? Sono preoccupata per Stefano. Che altro è successo? No, non è successo niente, non ti preoccupare. È solo che forse dovremmo stargli un pochino più vicino. Senza soffocarlo. Sta attraversando un periodo molto difficile.
Quando ho capito che te ne eri andato, ti ho dato a morte, lo sai? Al posto tuo mi sarei odiato anch'io. Poi ho letto la lettera e ho capito che grande sacrificio stavi facendo per me. Bella lettera, eh? Quindi non si vedeva che era scopiazzata? Guarda che non te la cavi con una battuta. Tu adesso me lo devi giurare. Qualsiasi cosa succeda, noi non ci lasceremo mai più. Sì, Giulia. Noi non ci lasceremo mai più. Te lo giuro. Comunque si vedeva che la lettera era scopiazzata da Richard Pack. Scemo! Sì, Roby, sì, ti ho sentito. Non c'è bisogno che ti strozzi. No, questa è tosse vera, eh. Che ti credo? Allora, missione compiuta. Il treno per Torino parte stasera. Così voi potete rimanere qui comodi comodi a farvi il solletichino tutta la giornata. E non avete intenzione di muovervi fino all'ora di cena, no? Perché hai paura che ci perdiamo? Mi hai trovato in mezzo a 100 navi. No, 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 è che avevo pensato che, insomma, io... Cioè, visto che avete voglia di stare all'aperto e vi sentite così bucolici, e la suite imperiale è vuota, così magari se me la prestate che mi organizzo un pisolino che ho la tosse e vorrei un po' riguardarmi. Ma va bene. Non potrei stare zitto quel bambino. Gesù, Asia? Asia! Stefano, ma che hai da guidare? Fate stare zitto quel bambino, fate qualcosa, qualsiasi cosa. Va bene, adesso gli preparo una camomilla, ma tu stai calmo, ok? Dagli una camomilla, dagli il vino, mettigli qualcosa in bocca, fa stare zitto quel bastardo, fallo stare zitto! Stefano, che succede? Metto d'edera, Marianna, ma è delizioso. Son qui tra le tue braccia ancora, ha vinto come l'edera. E quest'uomo meraviglioso sa anche cantare. E quante altre cose sa fare così bene. Buona luna di miele. Ciao Paola. Ciao. Te la ricordavi? Signor Rossi, c'è una telefonata per lei. Pronto? Pronto? Sentiti auguri allo sposo. Grazie, con chi parlo? Non mi ha riconosciuto? Sono Angelo Ripa, della finanziaria Ripa e Soci. È andato bene il ricevimento? Signor Rossi, è caduta la linea? Adesso non posso parlare, la richiamo io tra qualche giorno. Non si preoccupi, le rubo solo pochi secondi. Volevo ricordarle che dobbiamo incontrarci al più presto per risolvere quella questione in sospeso. Eravamo rimasti d'accordo che ci sentivamo dopo le nozze. Col tempo ci si può far tutto, tranne buttarlo via. E poi lo dice il proverbio, il tempo è danaro. E omaggio alla signora Marianna. Dai, vede Giacomo, a lui ci penso io. Asia, senti come piange, dai. Non rabbia cieca, non rabbia sorta. Che hai detto? Ho sentito uno di quei nastri, quelli dove ci sono incise le sedute che Dario Zaghi faceva con papà. E lui parlava della sua rabbia. Stefano, non devi ascoltare questa roba, ti fa soltanto male. Mi ha fatto molto male, perché quella rabbia l'ho provata anch'io. Ho paura, Luca. Ho paura di diventare come mio padre.